Buonasera, buonasera, benvenuti. Quest'oggi insieme a un cast corale, se vogliamo in questo caso, visto che siamo praticamente quasi tutti i protagonisti del film e anche e soprattutto il regista, opera prima, Gianluca Manzetti. Ciao Gianluca. Ciao. Buongiorno anche a Francesco Gheghi, protagonista del film. Ciao. E Micaela Nese Silva. Ciao Micaela, co-protagonista e quindi protagonista femminile del film, in questo caso Roma Blues, opera prima, come dicevamo, di Gianluca Manzetti. Gianluca, un'opera che forse avrebbe bisogno di più distribuzione naturalmente nelle sale italiane, perché noi quando parliamo di distribuzione parliamo di cinema, poi se i festival e naturalmente anche le piattaforme ci danno una mano, ben venga. Però è un film che mi ha colpito tanto. Ti lascio spiegare la trama per chi ancora magari non è riuscito a vedere questo film, ma mi ha colpito sull'originalità, ecco, che in Italia non è facile avere. Ma ti ringrazio innanzitutto e mi fa molto piacere che il film ti sia piaciuto. E riguardo, diciamo, la parte distributiva, tante opere prime purtroppo soffrono di questo limite distributivo. Siamo riusciti ad avere poi una distribuzione tramite Circuito Cinema. Siamo stati nelle sale a Roma, Palermo, Bologna, Torino e Firenze per una settimana. Però sì, è stata, diciamo, una distribuzione molto, molto limitata e adesso, insomma, confidiamo sia nelle proiezioni che faremo mirate all'interno di vari cinema italiani, non solo romani, e poi sull'uscita su RaiPlay, che dovrebbe avvenire, insomma, nei prossimi mesi. Adesso sapremo presto quando. E invece, andando al film, la storia racconta Al, interpretato da Francesco Ghechi, che è un eterno sognatore che sogna di sfondare nel rock and roll, facendo però un rock and roll molto strampalato, che insomma di questi tempi è molto difficile che possa andare, e vive questa grande frustrazione all'inizio del film, perché vede proprio la band sgretolarsi davanti ai suoi occhi e quindi sfumare questo suo sogno di musica. E allo stesso tempo Al è anche un grande appassionato di cinema noir, per cui quella stessa notte ritrova un telefono su cui c'è il video di un uomo che viene ucciso. Allora Al, diciamo, senza più grandi scopi nella vita e sbocchi, decide di improvvisarsi detective e indagare sul caso, tentando di risolverlo. E appena iniziate le indagini conosce Betty, interpretata da Michela, che diventerà la partner perfetta, anche lei, insomma, alla ricerca di un posto nel mondo, altrettanto anche lei outsider come Al, e insieme si uniranno in questa detection che li porterà, diciamo, a un punto di non ritorno. Una sorta di true detective italiano, eh. In chiave più grottesca, però. Esatto, devo dire che c'è un mescolo di generi incredibile all'interno di questo. A un certo punto, a parte che è ambientata ai giorni nostri, si capisce ovviamente da varie situazioni, tra l'altro anche le app dei cellulari, gnam gnam e compagnia bella, ma si sembra a un certo punto di vivere sempre delle epoche differenti, a secondo i generi che va a trattare un po' il film. Un po' questa è l'opinione che viene da me, poi insomma mi dirai tu, Gianluca, perché c'è davvero di tutto all'interno, c'è musical, c'è il far west, c'è davvero di tutto, e questa è una cosa che mi è piaciuta, perché è stata raccontata secondo me in maniera giusta, cioè non c'è stato quel cambio che dici che sta succedendo in questo film, cioè, capito che cosa intendo? Sì. E credo sia davvero interessante anche la sceneggiatura, che se non sbaglio è scritta pure da te, giusto? Sì, non sei la prima persona che ci dice questa cosa qui, cioè che nonostante tanti generi, comunque poi nel film non risulta il passaggio da uno all'altro forzato, ma forse potrebbe essere legato al fatto che sono tutti elementi che fanno parte dei personaggi, quindi i punti, cioè i vari risvolti, comunque ad esempio il risvolto western, noi seminiamo a inizio film che è il luogo in cui lavora Al, quindi non è che a un certo punto arriva il far west, oppure ad esempio la musica è presente dall'inizio, quindi la deriva musical è qualcosa che era in qualche modo nell'aria. Lo stesso discorso vale per il noir, comunque Al dall'inizio è dichiarata la sua passione per il cinema noir. Credo che magari questa cosa qui, questo fatto possa aver aiutato magari nel passaggio da un genere all'altro.
che poi a volte si insomma coesistono anche nello stesso momento, poi spesso i generi. Sì, esatto. No, ma poi ti ripeto, questa cosa della contemporaneità rimane, nonostante appunto ci siano questi generi che ti riportano magari a pensare a delle epoche diverse, ovviamente. E questo grazie ovviamente anche a questi due protagonisti che abbiamo qua, Francesco, che ormai credo di aver visto tutta la filmografia di Francesco. Forse mi manca qualcosina, non lo so, poi insomma vedremo. E Micaela, che invece ha la sua prima opera per quanto riguarda il cinema, vero? Sì, sì, sì. Prima prova attoriale, vabbè, mi sono innamorata del set fin da subito, ma anche del ruolo di Betty e di come era scritto il film. Gianluca veramente ha fatto un lavoro incredibile, e soprattutto nel lavoro con noi attori, nella costruzione dei personaggi, è sempre stato molto aperto ad ascoltare anche le nostre di opinioni, senza limitarci in alcun modo, anzi sul set è proprio stato bello lavorare con lui. Infatti adesso ho alzato proprio le aspettative sui prossimi registi con cui andrò a lavorare. Non penso, penso che sia unico Gianluca, veramente. È reciproca questa... Questo... Beh, questo è bello, bello come complimento. Ci siamo trovati molto molto bene, abbiamo proprio riscritto insieme tante battute, tanti aspetti dei personaggi, abbiamo fatto un lavoro di squadra stupendo, veramente, siamo proprio diventati una famiglia. Penso che lo stesso complimento si possa rivolgere ovviamente ad al buon Francesco Gheghi, che credo sia uno dei personaggi più differenti che hai fatto finora. Francesco, correggimi sì, se sbaglio. Venivo da Piove di Paolo Strippoli, che era una storia completamente diversa, che era un horror, che avevo i capelli neri, lunghi, e quindi raccontavo questo personaggio completamente menefreghista, completamente autodistruttivo, violento. E quando mi è arrivata la storia di Roma Blues in mano, ho detto perfetto, questa è una grande possibilità che possiamo cogliere insieme a Gianluca. Infatti abbiamo fatto una cosa completamente diversa da Piove, infatti sono biondo con le lentiggini e quindi di conseguenza tutta l'abbronzato, di conseguenza tutta la mia carnagione diventava molto più chiara, molto più solare, confronto a Piove, che era un film dove ero più corvino, ecco. Quindi per me è stata una sfida, nel senso che riuscire a passare da un regista ad un altro. Sì, tra l'altro sì. Salutiamo Paolo Strippoli, assolutamente il numero uno. Grande, l'ho letto. Insieme a te, chiaramente. Ci dividiamo insieme. L'uno. Insieme. No, per fortuna sono passato da un regista forte ad un altro, quindi mi ha detto come si suona. È buono che comunque tutte queste opere prime, in un certo senso, o anche seconde, riuscite un attimino anche a far, a parte portare il vostro talento nelle mani di questi bravi registi, riuscite a farli uscire anche il film stesso e quindi di conseguenza anche il regista con queste opere che, ripeto, purtroppo la distribuzione è quella che è, però chi ha la fortuna di vederlo sicuramente vedrà qualcosa di originale, anche perché Gianluca, correggimi se sbaglio ovviamente, io ci ho visto comunque molto omaggio, molto citazione a un cinema del passato naturalmente, anche lo stesso genere, quando arriva anche quel poco di genere, io vedo molto omaggio, non vedo una scelta di genere da cambiare all'interno del film, e questo credo che sia, insomma, per chi ha studiato come te cinema e fa una tesi anche su Cronenberg, voglio dire, sicuramente qualcosa c'è. Addirittura ho visto Mino Caprio che omaggia se stesso, quindi che è geniale quella scena, ma insomma in generale credo che sia ben scritto. E ritornando al personaggio di Al, poi mi risponderai anche a questo, ho visto quello che ti dicevo anche fuori onda, un personaggio caratteristico, cioè nel senso che ha le sue caratteristiche per diventare una sorta di protagonista di una serie di film o di fumetti che sia, perché lui c'ha il suo vestiario, c'ha il suo modo di bere, insomma in questo caso la limonata, è un po' un personaggio da fumetto, da seriale, da film seriale. Da cartone. Da cartone anche, perché no? Sì. Guarda, allora, prima ti rispondo alla questione, alla cosa degli omaggi. Come tanti, come anche te immagino, e forse un po' anche voi, quando sei cinefilo, soprattutto con l'opera prima, è veramente qualcosa che...
non lo so, avrei quasi sentito irrispettoso il fatto di non omaggiare, di non citare o magari rendere omaggio a, a chi mi ha cambiato poi la, la formazione nel cinema e anche la vita poi di tanti film visti nel corso degli anni. Quindi sì, comunque è un film pieno di citazioni sicuramente, di omaggi più che altro. E per quanto riguarda quello che dicevi, vabbè, io a me sarebbe tanto, tanto piaciuto coinvolgere un fumettista o una fumettista, insomma, per realizzare magari durante l'uscita del film a chi si fosse appassionato alla storia, insomma, una graphic novel, un fumetto su Roma Blues, perché sì, in qualche modo cioè io mi trovo d'accordo con te, secondo me si potrebbe prestare bene a un racconto di quel tipo, e i personaggi sono tutti molto caratterizzati, perché prima di tutto perché amo le caratterizzazioni, cioè, a prescindere da Roma Blues, secondo me quando non c'è caratterizzazione rischia di diventare un po' impersonale, no? E piatto, ed è quando forse cominciamo a guardare poi l'ora mentre guardiamo i film. E poi sì, insomma, sono anche appassionato dall'altro di graphic novel, quindi sarebbe molto molto bello. Sì, sì. Dava l'idea della graphic novel, essendo poi il più grande graphic novel noir in un certo senso. E come ogni noir che si rispetti, c'è anche una sorta di femme fatale, anche se questa femme fatale è un po' un'antitesi della femme fatale, se vogliamo, no? Perché è particolarissima, molto, molto simile anche al personaggio di Hall, perché è goff, un po' impacciata, però ha quel sogno, quella voglia di libertà, come anche Hall, che forse in quella Roma che hai disegnato tu, Gianluca, è più una cosa da ricercare che insomma pensare che ce l'abbiano tutti questo sogno, questa libertà. Guarda, la voglia era quella di appunto sentirmi cioè omaggiare e sentirmi libero rispetto al genere, che poi in realtà omaggio nel titolo Roma Blues, un noir che mi ha proprio aperto delle porte, che si chiama Miami Blues, con Alec Baldwin, che è uno dei primi noir che ho visto che invece non si prendevano troppo sul serio, era molto comedy. Come anche The Tour, insomma. Come anche The Tour, che comunque The Tour ha degli aspetti, non so quanto volutamente grotteschi, però è, anche quello è un film, insomma, che è molto, molto libero. Tra l'altro è un film a bassissimo costo, girato con pochissimi soldi. E quindi insomma riguardo il citare ma tradire un po' il genere, la voglia era dall'inizio, sin dall'inizio, quello di raccontare una femme fatale che non rispecchiasse proprio il classico cliché della femme fatale, ma fosse invece molto più strampalata, molto più invece sì, in qualche modo antitetica quasi rispetto a quel tipo di personaggi da noir classico. E in questo, sicuramente in questo percorso mi ha aiutato, diciamo, cinefilo, mi ha aiutato tantissimo a vedere uno dei film a cui sono più legato, che è Wild at Heart di David Lynch, dove che proprio cito in punta di piedi adesso, però è un film che è così libero e così dove tutto è così strampalato e assurdo all'interno del genere, che insomma è quasi impossibile non rimanerne affascinati, folgorati, ecco. Cuori selvaggi stiamo parlando, per chi non lo conoscesse, col titolo originale. E quindi Michela, ti sei impegnata tantissimo anche a far ballare il buon Francesco Gheghi, credo che sia tu dietro le coreografie della grande scena, coreografa, grande ballerino. Assolutamente, non ce l'aspettavamo, oltretutto coreografia montata qualche minuto prima di girare. Francesco si è dimostrato un grandissimo talento anche in questo, gli riesce bene tutto e gli riesce bene anche il ballo, è stato bravissimo, ci è piaciuta quella... Beh, tu però hai pensato a una coreografia proprio improvvisata quasi. Improvvisata, ed è uscita molto bene, è una delle mie scene preferite, devo dire. Tra l'altro Michaela ha curato anche la coreografia del cowboy e della cowgirl. Che è molto... Che oltretutto doveva essere completamente, proprio per stare a tema, doveva essere grottesca, dei livelli esagerati, quindi facevo anche fatica, ok, che passi ancora più assurdi possono fare questi due ragazzi in questo parco western, sì, trasandato e fatiscente. Però è stato bello riuscire a portare anche questo talento poi sul set. Gabriele Fiore e Marilisa Prodromastro sono cowboy e cowgirl. Sì.
ci sono molti attori comprimari, abbiamo citato prima Mino Caprio, insomma Gabriele Falsetta, però i veri protagonisti sono appunto Francesco e Michele, e devo dire che nonostante la differenza d'età, lo posso dire, c'è una differenza d'età, però si vedeva che, cioè, anzi questa cosa non si vedeva proprio, e questo è una bravissima, bravissima interprete in questo caso Michela, ma anche Francesco, che tra l'altro in questo film non solo balla ma anche canta, giusto? Sei tu dietro le voci che si sentono, no? All'interno delle canzoni. Esattamente, canto. Hai dovuto imparare a ballare, cantare, anche strimpellare un po' la chitarra. Sì, ecco, strimpellare la chitarra è stata la cosa più difficile, infatti. Sì, eh? Beh, perché comunque cioè, è uno strumento particolare, cioè difficilissimo, cioè se non c'hai quella manualità non riesci a raccontare la bravura di uno che suona da 10-15 anni, quindi piuttosto era meglio la controfigura. Esattamente. Quello che meno male a questo punto che non è un film su un bluesman, tutto Roma Blues, ecco. No, allora, se la tua domanda è questa, non sono stato preso perché canto, ballo e suono. No, e neanche perché aveva la patente, perché nessuno dei due aveva la patente quando mannaggia allora. Vabbè, ma quella è tutto finzione, lo diciamo, perché insomma, vero? Ecco, guarda, vedi, hanno regalato le chiavi con Elio Film, i grandi produttori di questo film. Manco mannava. È una cosa romana per dire manco mi andava, un po' all'al. Piali qui. No, però tra l'altro lo diciamo perché insomma, a parte l'età, giustamente non era ancora periodo forse di patente, comunque c'era un po' più di giovinezza, anche perché il film è stato girato molto prima, vero Gianluca? È stato girato nel 2022. Io avevo 19 anni. Vedi? 22, 24, sì, due anni fa. Io 28. Tu ne hai fatti 30? Ne ho fatti 30 quest'anno. Non si vede proprio, lo diciamo. No, Michela pazzesca. Sì, Michela tra... Nel film poi ancora di più. A 10 anni sarà ancora così. Meglio. Aneddoti dal set, voglio sapere le cose divertenti perché ci sono sicuramente tante cadute, sicuro, tanti strafalcioni. Guarda, appena detto aneddoti ho pensato alla caduta che ha fatto Michela sul monopattino. Ecco appunto. Sono queste scene di azione, chiamiamole così. Oltretutto, avete la patente noi? Sì, la facciamo. No, in realtà non si sapeva se avevamo la patente 1 e 2. No, a me mi hanno preso al film e poi hanno detto: ma tu ce l'hai la patente? Ho detto: guarda, io non c'ho la patente. Il film è tutto ambientato in macchina. Dico: ma come facciamo? Ti avvelenati con questa cosa, io sono diventato uno stalker di Francesco. Allora ti sei iscritto a scuola guida, allora il foglio rosa, allora vabbè, detto ciò, poi ho preso la patente per fortuna. Io pure per il monopattino. Michela, sai andare sul monopattino elettrico? Sì, tranquillo. Ma quando ti sei dubbata? Quando giravamo la scena, mentre giravamo la scena, ho imparato ad andare sul monopattino, schiantata subito. C'ero anch'io. Sì. Ma mi hai preso tu. Sono caduta, se non mi prendeva Francesco ero veramente spiaccicata per terra. Quando c'era il pezzo del cambio dello stivale, non mi ricordo proprio. Vabbè. È vero, ci sono delle scene insomma dove ci sono tra virgolette delle scene d'azione dove si rincorrono dei personaggi e c'è un monopattino a un certo punto, e quindi questa è la scena incriminata in questo caso. Lì hanno fatto un botto clamoroso. Invece sto pensando, in realtà è un aneddoto molto bello della preparazione, però. Cioè, praticamente io stavo ero in Elio Film in produzione, che stavo scegliendo le clip di The Tour, stavo selezionando, che poi Al avrebbe visto nel film. E nella stanza accanto c'era Mino Caprio che stava facendo la prova a capelli della parrucca. E a un certo punto, mentre selezionavo le clip in play, c'erano le scene in cui Al Roberts, il protagonista del film, parla. Sento la voce di Mino Caprio che mi comincia a fare: ma questo sono io! Dalla stanza a fianco. Chi è? Aveva doppiato? Sì. Lui aveva doppiato, tra le prime tre esperienze che ha fatto da doppiatore a 30 anni, aveva doppiato Al Roberts di The Tour. Oh mio Dio, quindi quello che si sente all'interno non è lui che doppia se stesso, ma è proprio il doppiaggio originale. Allora, praticamente il film, quando Al vede le scene del film, è il film originale. Ok. Quando invece c'è il momento, quello rivelatorio, in cui Al Roberts parla ad Al, suggerendogli di indagare, e lì invece è Mino Caprio che ha ridoppiato quelle cose. Sì, scongiurato proprio di sembrare lui a 30 anni.
poi l'abbiamo anche un po', insomma, aiutato con col suono, così, però, però sì, praticamente poi avevamo il doppiatore in casa. Che quindi... bello, cioè questa è una cosa molto... Sì, assurdo, e non lo sapevamo, non sapevo né io questa cosa, né lui aveva ricollegato, leggendo la sceneggiatura, che The Tour era un film che aveva doppiato. Insomma, perché comunque Mino Caprio, per chi non lo sapesse, a parte essere un attore, ha fatto tante altre cose in passato, ma è soprattutto un doppiatore, uno dei più famosi doppiatori che ci siano per quanto riguarda... Peter Griffin, esatto, per quanto riguarda il doppiaggio italiano. Bene, bene. Allora io direi, Francesco se lo ricorda forse questa cosa, noi facciamo un giochino che si chiama La Torre, ok? Adesso se vogliamo far partecipare, Francesco l'ha già fatto, quindi se vogliamo far partecipare Michela... Io voglio fare, però. Tu vuoi partecipare pure? Vai, sì. Dai, dai, allora ti farò rispondere anche a te, a quelli che ho già preparato per Gianluca e Michela. Praticamente il gioco della torre è semplice, io vi do due opzioni, una delle due opzioni la dovete buttare giù dalla torre, ovviamente quella che vi aggrada di meno, ecco, però sono opzioni che fanno parte un po' del vostro, della vostra carriera e non solo. Qualora non riusciste proprio a buttare giù qualcuno, allora là dovete giocare un bonus, però ne avete uno solo a disposizione, quindi sceglio Gianluca, okay. Michela, Francesco, diciamo che risponderà a tutto perché è fuori dal gioco off game, diciamo. Ok, vai. Allora io chiedo a Michela, iniziamo con te. Vai. Chi butti giù tra ballo o recitazione? Ballo. Ballo. Ah, questa non me l'aspettavo. Tuo. Però se stessimo facendo una... Ma dobbiamo dirlo insieme? No, è ballo. Questa è per Michela, però se volete rispondere pure. Dai, ballo. Uno, due, tre, dai, ballo. Recitazione. Ballo. Io vorrei tanto ballare. Gianluca pure. Vabbè, Francesco invece sceglie, credo, di buttare ballo, giù ballo, no? Via ballo. La recitazione ormai è dentro di lui, no, non solo. Gianluca, Al... o Betty, chi scegli? Beh, dai, l'hai scritti tutti e due. Vabbè. Bonus. Guarda, io se non ce l'avevi vicino avresti scelto. Me lo gioco subito. Io butto giù Al. Io per par condicio butto giù Betty. Ecco, esatto. Vabbè, allora questa volta il bonus non potevo non farlo giocare, quindi Gianluca giustamente non riesce a scegliere. Ci sta. Le prossime non potranno mai essere così. Cattivissima. Sì, questa è cattiva, sì, sì, devo dire che gli autori sono stati cattivi. Michela, risotto alla milanese o un bel piatto di pasta e pesto? Pasta e pesto. Mamma mia, pasta e pesto tutta la vita. La butti giù? No, la tengo. Ah, ok. Risotto alla milanese. Tu sei stato abbastanza a Milano, no? Però la pasta e pesto rimane. Io sono cresciuta a Genova, quindi per forza, vita, tutta la vita. Io il pesto butto via. Tu per il risotto sei, Francesco? Risotto alla milanese. No, io butto il risotto pure io. Buttiamo via il risotto. No. Gianluca, ti faccio rispondere a questa che secondo me è più difficile di quella di prima, sappi. Oddio santo. Chi scegli e chi butti giù tra Cronenberg o David Lynch? Due David ti ho messo. No. Oh madonna. Cronenberg, io butto via. Pure io Cronenberg. Ah, attenzione. Vediamo se c'è una tripletta qua, ma... Oddio, non lo so. L'hai messo, non hai neanche più bonus. No, difficilissimo perché mi ha fatto due nomi proprio... ma non l'ho messo a caso. Guarda, ti direi, visto che stiamo parlando di Roma Blues, ti direi Lynch. E ti direi Cronenberg, perché almeno Lynch è regista di Cuore Selvaggio. Che mi ha tanto ispirato. Quindi giù Cronenberg per tutti e tre. Sì, mamma mia. Vabbè, è stata difficile anche questa. Lo chiedo a tutti e due in questo caso, ma in questo caso anche a tutti e tre, visto che c'è Francesco. Da fruitori, cosa buttate giù, la serie TV o i film? Serie. Tutti serie? Vabbè, sì, dai. Francesco pure. Era combattuto. Sì, ma non per cosa, anche perché per me è molto complicato vedere le serie, perché essendo un completista, sui film è molto più facile riuscire a vedere un film e dedicargli l'attenzione che merita. Poi alla fine in una vita che non basterà mai per vedere tutti i film che voglio vedere e tutte le serie che voglio vedere, e quindi le serie mi provocano non poco nervosismo. Quello è il problema. Che non è facile, cioè anch'io da buon cinefilo è difficile pure tenere, sai, il ritmo per delle serie. Fruitore delle serie che so, una roba. Vogliamo parlare True Detective, Breaking Bad, ragazzi, delle grandi serie. The Beast, mamma mia, bellissima. Non si mettono in dubbio, però sai, il seguire forse proprio, mettersi lì la stagione una dopo l'altra è un po', sì, no, un po' fastidioso. Io infatti una notte ci impiego a guardarmi una serie. Ecco, vedi.
faccio filato proprio. Io invece quella cosa non riesco a farla, perché proprio non riesco più a fare più tardi dell'una di notte, perché sto invecchiando. Se ne comincio il pomeriggio, forse dovrei cominciarle il pomeriggio. Hai 4 di mattina. Va bene, facciamo l'ultima per tutti e tre, visto che è periodo in cui esce Inside Out. Vi faccio... Bello! Bello. Ancora non l'ho visto, penso che andrò domani, dopodomani. Parliamo sempre di animazione, comunque finiamo. Sempre. Lo faccio apposta, però vi chiedo di scegliere, di buttare giù tra i classici della Disney o classici Pixar. Brutto via i classici della Disney. Ah. Anche sì, i classici io. Della Disney. Anch'io. Tutti? Sì. Tutti scegliete la Pixar in questo caso. Vabbè, perché io sono nato negli anni 90. Io come se fossi nato negli anni 90. Io negli anni 90. Francesco ha 16 anni in questo momento, io ne ho 20. Tu ne hai 24, sì, io alterno. Tu ne hai 30. Bene, bene. Poi mettiamo tutti più giovani. Quindi mettiamo, mettiamo giù i classici Disney, nonostante il romanticismo che porta il ricordo, no, del classico Disney, ma mettiamo avanti quel messaggio che arriva dai classici della Pixar in questo caso, no? Disney Pixar. Ma secondo te c'è un messaggio specifico che arriva dalla Pixar? No, no, però comunque sicuramente, a differenza di prima, è portato a creare dei messaggi anche per, non solo per i ragazzi, ma anche per certo. La gente più grande, no? Sì. Beh. Perché se sai che tanti classici Disney comunque hanno sempre accomunato, perché ti avvicini, hanno sempre... trovato d'accordo, messo insieme vari target. Cioè, ad esempio, tipo il Re Leone, per dire, è un film che mette d'accordo sia grandi che piccoli. Anche perché manca per niente. Non mi è piaciuto il Re Leone, ragazzi. Zero. No. C'è un'ispirazione shakespeariana, no? La cosa dell'orso. Dell'ambretto, insomma. Ci sono anche là, insomma, delle speculazioni anche dietro la creazione del Re Leone. Parliamo del classico del 94. Poi non so, quella roba lì fatta in 3D. Però, quella, insomma, mamma mia. Quella me la eviterei per sempre. Però ne fanno un altro, quindi vabbè. Detto ciò, perché se no parliamo di cinema e non finiamo mai, io vi chiedo come ultima cosa, i vostri progetti futuri. Il prossimo anno uscirà Mani Nude di Mauro Mancini e Famiglia di Francesco Stabile. Questi già tutti scritti, cioè tutti già fatti, interpretati. Sì, sì. Francesco Costabile è il nostro regista calabrese, bravissimo. Esattamente. È una femmina, lo ricordo benissimo. Che bello. E ci racconti qualcosa oppure aspettiamo che esca? Famiglia, sì, no, dobbiamo aspettare. Vabbè, aspettiamo. Michele, invece tu? Ti va bene questo ruolo adesso? Mi piace tantissimo, sì. Sono veramente innamorata di questo lavoro. Mi piacerebbe sicuramente che ci fosse un pochettino più di, posso dire, per noi ragazzi comunque anche di colore, che ci fossero più parti e che non fossero sempre lo stesso standard della ragazza immigrata, ma come mi ha dato la possibilità Gianluca, possono essere anche protagoniste e coprotagoniste anche delle ragazze comunque straniere in Italia e racconti una storia anche di adesso, quindi argomenti che riguardano la nostra generazione, quindi sarebbe bello anche vedere più di questo. Vero. Però sono molto contenta perché oltre a Gianluca anche ho avuto la possibilità di lavorare con Salvatore De Chirico in questa serie che uscirà adesso a ottobre, una serie molto bella secondo me, poi sarà al pubblico vedere e decidere. Però uscirà ad ottobre, prodotta da Propaganda e Rai, quindi prima andrà su Rai e Propaganda, poi numeri uno e poi su piattaforma, quindi non vedo l'ora di... Come si chiama la serie? Never Too Late. Never Too Late. È una serie distopica ambientata nel 2030, 2048, futuro. Dieci anni ci arriviamo. abbastanza preoccupante. Tratta, diciamo, l'argomento del cambiamento climatico e una storia di questi cinque ragazzi che cercano di salvare la Terra. Bello, bello. Lo aspettiamo allora. E Gianluca, invece tu stai già scrivendo qualcosa? Guarda, io mentre lavoravo a Roma Blues stavo lavorando altri due progetti e quindi adesso li sto pian piano riprendendo in mano, perché qualche mese fa ho girato invece l'Opera Seconda, che è un film su commissione con Camaleo e Eagle Pictures e Weekend Film, ed è un film, un revenge movie molto,
molto forte, con un cast anche molto, molto interessante. C'è Gianmarco Tognazzi, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulio Beranek, Stella Pecollo, Luca Zunic e Giulia Letta Corietti. Ah, beh, è bello. Sì, non posso parlare del film, però insomma è stato veramente una bella sfida, è un film di genere ed è, insomma, è uscirà quest'anno, tra l'altro. Ah sì. Ok, allora per quello poi ci risentiamo di nuovo, ve lo dico anche a tutti gli altri, insomma. Volentierissimo, saremmo felicissimi di rifarci due chiacchiere, sicuramente. Bene, bene. Io sono stato molto felice di incontrare voi. Francesco, insomma, l'avevo già incontrato, anzi, se ci incontriamo dal vivo, io vi invito qua in Calabria a venire, ci mangiamo qualcosa e ci facciamo un bagno, soprattutto in periodo estivo. Io sono a Catanzaro. Ah, Catanzaro, io tra l'altro non ci sono mai stato, mi piacerebbe molto venirci. Dispositivo, soprattutto durante l'estate, è un consiglio che vi do io, perché diciamo che il periodo estivo è migliore, diciamo, dal punto di vista di fare qualcosa all'interno della città, insomma, in generale. Però vi invito, insomma, ci sono tanti festival da opere prime anche, quindi chissà, Gianluca, magari succede che qualcuno parli del tuo film e ti chiamano. Speriamo, dai. Sarebbe male. Sarebbe bellissimo. Ah, ti è piaciuto Roma Blues, quindi? Sì, a me è piaciuto molto, molto originale, bello, lo consiglio e spero, insomma, che in qualche modo la gente possa vederlo. Poi, insomma, si aspetta anche le piattaforme, però il cinema è sempre il cinema. Non neanche visto il cinema. Già. Purtroppo. Vabbè. Quanti non ne vedo il cinema? Però guarda, organizzeremo poi delle proiezioni, come dicevo, in giro per l'Italia, poi magari ci sentiremo anche... Beh, se scendete qua a disposizione. Oppure, non lo so, i vari festival, adesso vado a Giffoni pure, fra, insomma, un mesetto circa. Può darsi che con qualcuno ci si incontra sempre. Qualcuno lo incontro, qualcuno di me. Dipende, insomma, se vengono chiamati come ospiti. Io comunque vi ringrazio, è stato un piacere. Ricordo Roma Blues di Gianluca Manzetti con Francesco Gheghi e Micaela Nese Silva. Ci rivedremo, ragazzi, ci risentiremo. È stato un piacere, alla prossima. Ciao, Mattia. Ciao. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao.